Sì, eccoci qua, siamo in una delle ultime prove di regia perché da domani arriva il coro e poi arriveranno i professori d'orchestra, quindi iniziamo a provare tutti insieme, quindi sono le ultime prove a piano in cui possiamo mettere a posto tutti i movimenti di regia, che sono tanti perché in quest'opera succede di tutto, è un'opera assolutamente frizzante, esuberante, complessissima dal punto di vista musicale e teatrale perché è un fiume in piena di avvenimenti e di criteri comici assolutamente infallibili, quindi il pubblico rimane attaccato allo spettacolo dall'inizio alla fine. È una Cenerentola specialissima perché Rossini parte dalla fiaba che tutti conoscono e aggiunge il meglio del teatro della sua epoca e di sempre, creando una macchinetta perfetta, un orologetto che batte in una maniera incessante e che noi abbiamo cercato di accelerare ancora di più, aggiungendo un lavoro di regia sull'idea dell'infanzia, del bambino. Ecco, Cenerentola dice, quando finisce tutto e lei finalmente può rilassarsi, dice: fu un gioco il palpitar, che sarebbe il nostro "e vissero per sempre felici e contenti", quindi lei realizza che tutta la sofferenza che ha provato era un gioco, ecco, e quindi chi è che è maestro del gioco? Il bambino. Quindi, fin dall'inizio i personaggi si muovono come bambini nel palcoscenico della vita, quindi nella loro dimensione del gioco, che è assolutamente pura, intoccabile. Quando un bambino gioca è assolutamente concentrato in quello che sta facendo e si diverte solo se quello che sta facendo gli riesce bene, quindi sono personaggi che giocano a fare i grandi e si inseguono contrapponendosi agli adulti, dei quali però senza accorgersene imitano vizi e virtù, fino alla fine in cui veramente si capirà che anche quando i bambini sono cresciuti continuano a comportarsi come erano da piccoli. E infatti è un po' questa la morale della storia, no? Che se non si finisce mai di giocare, forse si evita sempre di soffrire. Gli elementi di questa Cenerentola seguono l'evoluzione di una trama immaginaria, perché siamo in una stanza che sembra fissa, in realtà cambia sempre, perché quando i bambini giocano tirano fuori elementi sempre nuovi e che ovviamente sono in scala macro, perché il bambino si vede bambino se le sedie sono giganti, se i tavoli sono fuori misura, se per aprire le porte devono appendersi la maniglia, quindi è un susseguirsi di immagini viste dal basso verso l'alto, esattamente come i bambini vedono giganti al posto degli adulti, no? E durante tutta l'opera, quindi è un susseguirsi di elementi, è come un film distorto e immaginifico che si evolve, quindi un'immagine dopo l'altra, i mobili, il letto di Don Magnifico, la carrozza, si arriva al finale invece in cui torna la realtà. E poi si scopre che se le persone sono veramente quelle che si vuole pensare, quindi se veramente trionfa la bontà, alla fine la realtà può essere bella almeno quanto il gioco. Si va in scena domenica, in cui c'è la prima, ma noi dobbiamo aver pronto tutto per la generale di venerdì, perché avremo il pubblico più importante, che è quello delle scuole, che saranno giudici implacabili, quindi se funziona con loro funzionerà anche con i grandi.